Andiamo a pregare perché Dio vuole sicuramente manifestarsi, darci luce, consolazione, grazia. La sfida di questo tempo è molto grande con quello che vediamo nel mondo. E se fate attenzione, i telegiornali, i mass media, non procurano fede, ma ci stanno preparando alla disfatta, ci stanno mettendo paura, in modo che così siamo sempre più schiavi del nemico. È una tecnica. Invece Dio, attraverso questo cammino di quest'anno e attraverso sicuramente quello che farete come vostro cammino, vuole renderci invece vittoriosi. Ma vittoriosi quando? Adesso, con questo Papa, con questi politici, con questa situazione mondiale, con quello che sta succedendo, nonostante tutto quello che sta succedendo, Dio ci ha chiamati per essere vittoriosi adesso. E ci vuole vittoriosi perché la nostra vittoria in questo momento è importante per tante altre persone, perché Dio sta preparando il futuro, siamo lì per degli eventi che avverranno e ci sta preparando. Dobbiamo allenarci, crescere per essere vittoriosi, per poi aiutare tante altre persone. Abbiamo un grande compito che Dio ci sta affidando. E non preoccuparti, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, disse Gesù, e tutte le cose ti saranno date in aggiunta. Questo passo ha cambiato il mio modo di pregare. Non ho più chiesto toglimi i problemi, ma voglio sperimentarti adesso. E tutte le volte che poi lo sperimenti, ecco che si sciolgono anche, come dice, i monti come c'era davanti alla presenza di Dio. L'importante, la prima sfida è rimanere in comunione con Dio ogni giorno, non perdere la grazia. La tentazione più forte è disperare, perdere la speranza, perdere la fiducia, perdere la comunione con Dio, perdere la voglia di pregare. Papa Francesco dice tante volte: non fatevi rubare la grazia, la gioia, la benedizione, la famiglia, non fatevela rubare. Noi vogliamo afferrare il Signore in questo momento. Signore, grazie perché ci hai creati già vittoriosi sin dall'inizio. Grazie perché ci hai fatto vincere la prima sfida, siamo nati. E grazie Signore perché sin da quel momento tu eri lì ad aspettare che noi ti sperimentassimo. Sappiamo Signore che abbiamo ereditato anche il peccato a causa di Adamo ed Eva, ma sappiamo Signore Gesù che tu hai vinto il male, che tu hai vinto il nemico, che tu hai pagato il prezzo del nostro riscatto per essere tirati fuori dal nostro Egitto, dal nostro inferno, dalla situazione magari tragica che viviamo. Tu hai già pagato il prezzo per tutti i nostri peccati. Tu hai già pagato il prezzo e ci vuoi tutti più che vittoriosi. In ogni situazione, Signore, la tua presenza può renderci più che vittoriosi. Anzi, le prove, le sfide diventeranno da oggi una opportunità per vedere manifestarsi la tua gloria, Signore. Le prove, le difficoltà diventeranno un'opportunità di crescita, di purificazione, di salvezza per tutti noi. E attraverso la nostra fede, attraverso la fiducia, attraverso la vittoria, come San Paolo, otterremo benedizioni per noi, la corona, e otterremo benedizioni per tanti altri, diventeremo benedizioni per tanti altri, Signore. Sì, tu ci hai chiamati qui oggi per alzare lo sguardo verso di te. Noi sappiamo come sta andando il mondo, sappiamo e vediamo quello che c'è attorno a noi e magari vediamo anche qualcosa dentro di noi che non ci piace. Ma noi sappiamo che con te vinceremo il peccato, vinceremo i vizi che sono dentro di noi, vinceremo il male per noi, per la nostra famiglia e per tanti altri, nel tuo nome Gesù. Grazie Signore che vuoi infondere in noi fiducia, vuoi darci la capacità di alzare lo sguardo e vedere il cielo,
Magari siamo in una fossa, ma se alziamo lo sguardo vediamo il cielo. E dal cielo scende la tua mano, come hai fatto con Pietro, per tirarci fuori. Pietro stava affondando perché stava guardando il temporale e stava andando sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. E da solo non poteva uscirne. La sfida per Pietro in quel momento era troppo grande per lui umanamente. Ed allora alzò lo sguardo, si ricordò che Gesù, tu eri lì davanti a lui. Lo sguardo passò dal problema, dal temporale, dalla tempesta, dall'oscurità, a te Gesù. Pietro iniziò a guardarti e urlò: Gesù, salvami. Una sola preghiera: Gesù, salvami. Gesù, tirami fuori. E c'è scritto che tu, Gesù, l'hai tirato fuori. Hai allungato la tua mano, hai afferrato Pietro, l'hai afferrato proprio in quella situazione. Sei andato anche tu in quella situazione mentre stava affondando. L'hai preso, l'hai tirato fuori. Così Gesù, in questo momento noi gridiamo a te dalle nostre varie situazioni, dai nostri fallimenti magari, dalle situazioni infernali che stiamo vivendo, forse una malattia, forse una divisione di famiglia, forse un problema economico, forse una vita che non ha ancora un senso, non troviamo il perché della nostra vita, o forse un attacco della giustizia e ingiustizia di questo mondo, o forse manca l'economia, o forse manca la forza, manca la gioia. Forse c'è qualcosa, ti trovi in una famiglia sfasciata, ti trovi con persone aggressive e violente, magari qualcuno di noi si trova in questo momento in una situazione di depressione, di oscurità, magari qualcuno è sotto attacco del nemico, magari anche da diverso tempo, per qualche maledizione, maleficio, fattura, malocchio o cose del genere. E allora facciamo come fece Pietro. Gridiamo a Gesù, gridiamo a Gesù: Gesù, salvami, Gesù, salvami, Gesù, salvami. Tu che stai vivendo questa cosa, gridaglielo: Gesù, salvami. Non dirgli, non dargli altri consigli su cosa fare, digli solo: Gesù, salvami. Gesù, vieni in questa situazione, vieni. Ci sono i leoni attorno a me, vieni. C'è il fuoco attorno a me, vieni. C'è la morte dentro di me, sono morto forse come Lazzaro. Vieni, vieni in questa depressione, vieni in questa angoscia, vieni in questi attacchi di panico, vieni in questa malattia, vieni Gesù, vieni, diglielo, urlaglielo anche, vieni Gesù. Se sei stanco è il momento di dirgli: vieni Gesù, da solo non ce la faccio, vieni Gesù, vieni Gesù. Forse ho voluto fare troppo di testa mia, forse ho anche sbagliato, ma Gesù dice: io sono venuto per dar la vita, non per accusarti. Lo so che hai sbagliato, io vengo a perdonarti. Solamente urla, solamente desidera la mia presenza, desidera il mio perdono, desidera la mia azione, desidera me, dice Gesù. Chiamami, invocami, chiamami per nome, Gesù, che significa Dio salva, colui che tira fuori. Il mondo non poteva uscire dalla situazione di peccato che era stata riversata a causa di Adamo ed Eva. C'era questa maledizione sopra e fu Gesù a venire a salvarli. Nessuno si può salvare da solo se non sperimenta la salvezza di Gesù. Nessuno va in paradiso da solo se non per grazia. E allora vieni Gesù, vieni Gesù, vieni Gesù. Vogliamo abbattere il nostro orgoglio in questo momento. Forse abbiamo fallito e diciamoglielo al Signore: ho fallito, ho fallito, ho fallito. Anche Pietro aveva fallito, anche Pietro aveva fallito, l'aveva rinnegato, ma Gesù poi gli ha riproposto il progetto di vita. Signore, noi spalanchiamo il cuore, le braccia, tutto, ci mettiamo davanti a te così come siamo, con i nostri errori, con i nostri peccati. Non li vogliamo nascondere, i nostri vizi. Anche San Paolo disse: io voglio fare il bene, poi faccio il male, mi trovo ancora qualcosa dentro che mi porta a sbagliare, sbagliare, sbagliare. Forse stai combattendo contro un peccato, contro un vizio, ce la stai mettendo tutta e poi ricadi.
Che ne so, può essere dall'alcol alla masturbazione, alla pornografia, piuttosto che alla critica, alla mormorazione, giudicare sempre gli altri, o qualche tuo atteggiamento che sai che è sbagliato. C'è qualcosa, forse un peccato di gola, di superbia, di vanagloria, piuttosto che l'accidia, piuttosto che l'avarizia, uno dei sette vizi, forse stai combattendo e non riesci da solo. Chiedi, vieni, vieni Gesù, salvami, vieni Gesù, salvami. Vieni, ho capito, mi umilio davanti a te. La parola di Dio dice che se uno si umilia, Dio lo innalzerà, lo tirerà fuori. Digli, da solo sono fallito, da solo non posso risolvere questa situazione e non voglio più scendere in Egitto, voglio restare alla tua presenza. Dio disse ad Isacco: non andare a cercare soluzioni in Egitto, non cercare soluzioni umane del mondo per la tua situazione, non scendere in Egitto, peggioreresti la situazione. Rimani lì e invoca il nome del Signore, metti in pratica la parola di Dio e Dio farà il resto. Vieni Gesù, salvaci Gesù, salvaci Gesù, salvaci anche per te che hai la famiglia sfasciata e che hai paura per i tuoi figli, per i tuoi nipoti. Digli solo: vieni Gesù, salva, salvami, salva i miei figli, salva i miei nipoti, salva questa famiglia, salvaci Signore, vieni. Ci facciamo anche come Marta e Maria, intercessori per i Lazzaro che sono morti, per i nostri familiari che sono morti, che non ti conoscono ancora. Vieni Gesù, vieni anche ora, nonostante che la situazione è peggiorata, tu puoi anche ora, dirà Maria, dirà Marta a Gesù: tu potevi essere qua prima, ma non lo sei stato e la situazione è peggiorata, ma è da tanto che ho pregato, la situazione è peggiorata, non importa. Ma anche ora, dirà Marta, ma anche ora qualunque cosa chiederai al Padre lo otterrai. Facciamo anche noi l'atto di fede che ha fatto Marta, dicendo: ma anche ora, anche se tutto è peggiorato, ma anche ora tu puoi cambiare le cose, anzi forse proprio adesso la situazione che è peggiorata manifesterà ancora di più la tua gloria. Salvaci Signore Gesù, salvaci, salvaci, salva me, salva questo fratello, questa sorella che sta pregando, salvaci Signore, per la tua gloria e perché ci hai scelti come tuoi battezzati a diventare testimoni, come ci ha detto la Madonna, dovete testimoniare le opere di Dio, la gloria di Dio. E allora salvaci Signore, salvaci, vieni in queste situazioni, tiraci fuori, spezza le catene, sciogli i lacci, apri, apri le porte del carcere, facci uscire, tiraci fuori Signore da tutte queste situazioni, da questa melma, da questa situazione, da questo deserto, da questa oscurità. Salvaci Signore, salvami, tira fuori me e tutti i miei cari. Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, vieni, vieni in questo momento in ognuno di noi, vieni Signore a portare consolazione lì dove c'è questa disperazione, lì dove non credi più che ci sia futuro. Vieni Spirito Santo, dona invece luce, consolazione, rivelazione, perché c'è sempre un'opportunità di vincere, c'è sempre un'opportunità di uscire dalla situazione, c'è sempre un'opportunità per diventare santi anche in quella situazione. Spirito Santo, porta tanta consolazione e tanto conforto, come è successo a Gesù quando era nel Getsemani. Se qualcuno di noi sta combattendo in questo momento contro se stesso, manda i tuoi angeli come quell'angelo consolatore che andò da Gesù a confortarlo e aiutò Gesù a essere vittorioso nel Getsemani, a non tirarsi indietro, andare fino alla fine. Vieni, vieni Spirito Santo, venite angeli custodi, venite a darci conforto, consolazione, a ricordarci che siamo amati da Dio, che Dio è l'Emmanuele, il Dio con noi, ci ha promesso che non ci avrebbe mai lasciato solo, anzi Lui scese agli inferi, Gesù scende nei nostri inferi, più le cose peggiorano e più Lui vuole farsi presente, non si aspetta che siamo a posto, ma Lui si aspetta che adesso gli diciamo: vieni Gesù, adesso è la tua opportunità, adesso Gesù è qui presente, adesso Gesù ti vuole salvare, adesso Gesù ti vuole afferrare, adesso Gesù ti vuole comunicare che sei importante, che sta tenendo per mano la tua vita,
adesso devi dire il tuo amen. Adesso siamo chiamati a credere come Maria e a dire amen, amen, tirami fuori da questa situazione, voglio vedere la tua gloria. Sì, Signore, vogliamo vedere la tua gloria in tutte queste situazioni che sono più grandi di noi. Ma nessuna situazione è più grande di te, nessun peccato è più grande della tua misericordia, nessuna disfatta è definitiva, perché tu puoi cambiare la sorte di ogni persona. Tu che cambi i nomi, tu che cambi il destino, tu che vuoi darci un Purim nuovo, vieni in tutti questi fratelli e sorelle, tocca il loro cuore in questo momento, perché tutti sentano la tua presenza. La speranza possa crescere da questo momento. Sì, Signore Gesù, che ognuno di noi afferri la tua mano, che ascolti la tua parola che ci dà un nome nuovo, che ci dà una nuova opportunità, che ci indica la via da seguire, che ci dà le istruzioni per riuscire a vincere, a conquistare, a essere vittorioso. Sì, Signore, concedi tutte queste grazie. Sì, Padre, nel nome di Gesù, elargisci ancora la presenza dello Spirito Santo in ognuno di noi. Vieni, 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 Spirito Santo, alza le tue mani e dici ancora, vieni, vieni, mi sono consegnato a te. Eccomi, vieni, Spirito Santo, ancora a consacrarmi, cioè a tirarmi fuori dal mondo, dall'Egitto, e a tirare fuori l'Egitto, il mondo da me. Vieni a consacrarmi, a farmi diventare santo. Vieni a me guidarmi fino nella terra promessa. Vieni a rendermi più che vittorioso, più che vittoriosa. Vieni, Santo Spirito.
sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ci affidiamo ancora alla Vergine Maria perché ci accompagni, lei che è rimasta credente e vittoriosa sempre, ci aiuti a essere anche noi come lei fino alla fine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, che è già qui, adesso, ora.